Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, un saluto da Nicola San Giorgio. Immagini che vi giungono da Lavarone e poi da Luserna Millegrobbe in provincia di Trento per il campionato italiano sprint e middle di Orienteering. Dunque, ancora un bel appuntamento con l'Orienteering, e quando si parla di Orienteering, chiaramente non si può non parlare con Pietro Illarietti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Nicola, siamo pronti a questa 2 giorni veramente emozionanti, 2 tipi di specialità diverse, prima in città e poi dopo nel bosco, quindi anche caratteristiche differenti per gli atleti veloci e poi quelli resistenti. Il Andiamo a sentire la voce dei protagonisti, cominciando da... tracciatore. Tracciatore della gara sprint Matteo Sandri, quali le difficoltà che troveranno gli atleti in gara? Oggi ci troviamo qui a Lavarone per una sprint, un terreno un po' atipico per una sprint. Ho cercato di cogliere da questa cartina le maggiori insidie possibili, un terreno che si smista tra un centro urbano, un parco e delle campagne. Quali pensieri nella mente di un tracciatore nel momento in cui si siede davanti alla carta e si mette a progettare? Davanti alla carta ci sono mille pensieri, quando si vede una cartina magari non è quella che ti immagini prima della realizzazione e cerchi di cogliere tutto quello che c'è in quella cartina. Poi mentre realizzi succede di tutto, è successo con passaggi che ci hanno tolto piuttosto che altro. Allora, si preannuncia una gran bella giornata, sicuramente non dal punto di vista climatico, perché come vedete sta piovendo, ma una bella giornata di sport, di orienteering con un tracciato, come abbiamo sentito da Sandri, particolare, non un tracciato comune. No, siamo nel centro cittadino qui appunto a Lavarone, città che i ragazzi italiani conoscono molto bene perché qua l'anno scorso durante i campionati mondiali di orienteering la nazionale aveva proprio il suo quartier generale, c'era Casa Italia dove la federazione aveva preso proprio un edificio dove gli azzurri avevano la base logistica. E vediamo però, sono già Sì, partiti i primi, sono qua la in... partenza dei primi atleti maschi e femmine, chiaramente ci sono... Subito parte una delle favorite di oggi, Lia Patscheider, atleta che quest'anno sta andando fortissimo. Categoria uomini elite, donne elite, ma anche gli under 20, no? Sì, In questi 2 giorni dell'altopiano, poi ci sono spieghiamo dei cos'è. giovani interessanti, De Bertolis, Brunet Bettega, oppure tra le ragazze Arianna Taufer, Francesca Taufer, Eleonora Donadini, ad esempio queste. Questo è Marek Adap, un ragazzo che stiamo scoprendo quest'anno, è un ucraino e lui sta gareggiando qui in Italia, è tornato all'Orientini, il suo primo amore, ha già vinto a Roma. A Roma, ragazza, vedete qui è Andreina Brandi, proprio anche lei del CCR Roma, quindi più uno specialista delle gare cittadine che oggi sarà sicuramente un uomo da tenere d'occhio. Allora, 2 giorni dell'altopiano perché? Perché prima a Lavarone e poi Luserna Millegrobbe saranno il teatro di questo weekend all'insegna dell'Orienteering sull'altopiano di Folgaria e di Lavarone. Esatto, stiamo parlando degli atleti specialisti della sprint, vediamo qua Lucia Curzio, lei che di questa disciplina ha fatto praticamente la sua specialità e poco prima è partito invece Giacomo Zagonè, l'altro ragazzo molto molto veloce, atleta d'esperienza invece è Marco Seppi. Marco Seppi, Giacomo Zagonel, Riccardo Scalet, insomma, ci sono gli atleti migliori in questa 2 giorni dell'altopiano, in questo campionato italiano sprint. Si corre in un circuito che all'inizio è cittadino, soltanto la partenza da Lavarone e poi prosegue Il nella giorno città. seguente siamo nel Il giorno bosco. seguente si va nel bosco per il percorso middle e lo vedremo tra poco. Intanto qui a Lavarone continuano le operazioni di partenza per gli atleti che si affronteranno in questa prima prova. Eccolo qui Riccardo È Scalet, una delle promesse classe più 96. Una delle promesse più importanti dell'orienteering italiano. L'anno scorso medaglia d'argento ai campionati mondiali junior. Andiamo però sul percorso. Riccardo Scalet che tra l'altro compete nella categoria uomini elite, Sì. quando invece potrebbe tranquillamente già competere
nella Under 20, visto che è del 96. È un ragazzo molto bravo. Molto bravo, e lui vuole confrontarsi sicuramente con i più bravi. Allora, parliamo del percorso, l'abbiamo già capito dal tracciatore, da Sandri, però ci sono 29 punti, no? 29 lanterne. E 24 per le donne, un percorso leggermente più corto. Emiliano Corona non è uno specialista della distanza sprint, forse lui è più uomo da bosco, è uno che sa mantenere una velocità molto alta quando il terreno è difficoltoso. Quindi oggi ci aspettiamo altri protagonisti, quello che avete visto è Sergio Grifoni, ex presidente FISO. Adesso gli è succeduto Mauro Gazzerro, attuale presidente della Federazione di Orienteering. Quindi anche l'ex presidente federale presente a questa due giorni sta andando dell'alto molto piano. Forte. Lia Patscheider, lei è veramente una ragazza che quest'anno è cominciato benissimo, e ora vediamo che oggi è lanciatissima. Qua due delle sue avversarie. Ecco, infatti ti stavo per chiedere quali sono le avversarie più pericolose per Lia Patscheider. Beh, lì abbiamo visto Viola Zagonele e sullo sfondo mi sembra di aver intravisto anche Laura Carguccio, una super specialista dei centri storici. Anche Michela Bizzardi, che è una ragazza che in carriera ha ottenuto due bronzi ai mondiali universitari proprio su questa specialità, ma Giacomo Zagonel sta andando molto molto bene, quindi seguiamolo con attenzione. Allora, Pietro, spieghiamo un attimo la differenza tra sprint e middle. La middle la vedremo dopo. Sì, certo. Solo di distanza, chiaramente. Sì, assolutamente. Mentre la sprint dipende, ha una durata variabile che può essere tra il quarto d'ora e i 20 minuti, la middle invece ha una superiore, può essere 40 minuti, e dipende un pochino dai percorsi, perché il tracciatore stima un percorso ma non sempre riesce a fare l'esattissimo calcolo. Qua Roberto Dalla Valle, atleta che viene da Croviana in Val di Non, suo fratello Luca Dalla Valle è specialista della mountain bike, ogni tanto anche lui si cimenta in quella specialità. Gabriele Cannella, sciatore, lui che ha dato tanto, ha vinto tantissimi titoli italiani con gli sci, oggi si cimenta nella corsa, perché nella corsa la corsa gli permette poi di migliorare e tenere sempre oliati quei meccanismi, quegli automatismi della lettura della mappa. Hai parlato di sci, di corsa, di bici, perché lo ricordiamo per chi vedesse per la prima volta immagini di questo tipo: l'orienteering è uno sport che si può fare praticamente su ogni superficie e con ogni mezzo. Assolutamente sì, mentre ti segnalo l'arrivo di Giacomo Zagonel, che è sicuramente il miglior tempo in questo momento. Sì, abbiamo parlato di 15 minuti e 8 secondi. Sì, molto molto performante, sarà difficile fare meglio di lui. Abbiamo parlato sì di corsa, di mountain bike orientamento, di sci orientamento, di trail orientamento. A proposito di trail orientamento, grande risultato per l'Italia ai recenti campionati mondiali a Zagabria: Michele Cera, vicentino, si è laureato campione del mondo di trail orientamento, quindi un grandissimo risultato per l'Italia. E ora Lia Patscheider. Sta per arrivare anche Lia Patscheider, dunque sta per finire anche la sua fatica in questa sprint. Lia Patscheider, eccola qui, arrivare all'ultima lanterna in 15 minuti e 25 ha concluso il suo percorso Lia Patscheider, dunque anche molto vicina al tempo di Giacomo Zagonel. Con meno lanterne, è una ragazza del 1995, è cresciuta nella società di Ernesto Rampado, ora invece è passata alla società di Merano, dove ci sono anche Cristina Kirkley e Aike Torgel, due atlete molto esperte che sicuramente la potranno aiutare con validi suggerimenti. Eccolo Riccardo Scalet, l'abbiamo nominato in precedenza. Pochi secondi per capire se ce la farà, ma non riesce. 15 minuti e 14 secondi per Riccardo Scalet, dunque per appena 6 secondi mantiene la prima posizione Giacomo Zagonel, classe 1993 per Giacomo Zagonel, 96 per Riccardo Scalet. E sul podio invece Michela Guizzardi, appena arrivata, sicuramente è sul podio, capiremo in quale posizione. 16 minuti e 21 per Michela Guizzardi, invece stanno arrivando tutti gli altri, è arrivata prima Adrienne Brandi, però insomma non benissimo oggi, non benissimo. 17 minuti e 48 secondi. Quella forse, eccola, era Andreina. Andreina Brandi, sì, Adrienne, eccola qui che arriva.
assieme anche ad Andrea Visioli, che lui gareggia con una categoria M40, e questa è una ragazza che potrebbe vincere oggi, Christina Kirchlegner, un atleta di esperienza con tanti titoli. Ma è molto indietro, perché Lia Pacheider ha chiuso in 15:25, Christine Kirchlechner è seconda, però con quasi 30 secondi di ritardo, 28 secondi, 15 minuti e 53 per Christine Kirchlechner, esperta Christine Kirchlechner. Ci sono 15 anni di differenza tra lei e Lia Pacheider. Un altro atleta dal grande motore, Manuel Negrello, appena arrivato, invece Michele Caraglio da Chiusa Pesio in Piemonte, lui è più uomo di gare di resistenza. Eccolo Michele Caraglio, vedo che stiamo arrivando alla fine di questa prima giornata di orienteering, si sta per concludere dunque la prova sprint del campionato italiano qui a Lavarone. Non ce la fa nemmeno Lucia Curzio, che si inserisce al quarto posto, e dietro di lei Viola Zagonel. Dunque podio con Giacomo Zagonel, Riccardo Scaletta e Marco Seppi per quanto riguarda la gara maschile, e poi Lia Pacheider, Christine Kirchlechner e Michela Guizzardi per la gara femminile. Eccolo qui anche in grafica il podio. Esatto, ti ricordo invece che tra i giovani vince Mattia De Bertoli davanti a Fabio Brunetta e Fabiano Bettica, tra le ragazze è Arianna Taufer su Francesca Taufer ed Eleonora Donadini da Como. Questo è il nostro Riccardo Scaletta. Fasi di iscrizioni per magari le gare successive. Intanto andiamo a sentire la voce dei protagonisti, cioè di coloro che Giacomo hanno vinto. Giacomo Zagonel, un volto nuovo, campione italiano sprint. Sì, sono contento di aver vinto. Mi sono allenato bene durante questo inverno e sapevo di poter fare qualcosa di buono. Avevo un po' le gambe pesanti, ma le sensazioni erano buone e sono riuscito ad aumentare senza fortunatamente fare errori, e è andata bene, dai. Lia Pacheider, primo titolo italiano in elite. Sì, oggi ho vinto, è andata benissimo. Il mio obiettivo era di sapere sempre esattamente dove ero, di anticipare la lettura e di non sbagliare, di andare a bomba, perché ero in una sprint. E sì, mi sono divertita un sacco, è stata una gara molto bella. E sì, sono contenta di aver vinto. Il sorriso di Lia Pacheider, sempre molto contenta, molto solare, questa ragazza del 95 che ha vinto e dunque campionessa italiana sprint. Invece questo è Giacomo Zagonel, campione italiano sprint. Beh, fortunatamente poi è uscito il sole e la giornata si è aggiustata. Era partita con un acquazzone fortissimo, come vedi questo Angelo Frighetto, anche lui durante la fase di ricognizione dei percorsi veramente erano tutti preoccupati. Adesso invece passiamo riprese addirittura aeree oggi qui a Mille Grobbe. Dalla città alla montagna si passa sull'altopiano di Folgaria e Lavarone. Siamo a Mille Grobbe per la seconda giornata del campionato italiano. Stavolta si parla di percorso middle, dunque tra lo sprint e il long, ovviamente. E come vedi cambia totalmente anche il panorama. Oggi veramente predominanza di verde e entrano in scena altri protagonisti, cioè ci sono i corridori completi che sapranno competere sia per quelli che... Però ascoltiamo prima i protagonisti. Carlo Cristellon, tracciatore della prova middle odierna. Ma questo terreno di oggi è caratterizzato, diciamo, da un'alternanza di boschi e pascoli e prati, e permette di utilizzare diverse tecniche nei tracciati e lungo i prati, e anche il bosco non è molto sporco, per cui permette grandi velocità. E infatti i tracciati hanno mediamente una lunghezza lineare un po' più elevata rispetto a quelli standard. Allora, abbiamo sentito il tracciatore di questo percorso middle, adesso le immagini vanno sui protagonisti, quelli che saranno i protagonisti di questa gara. 22 le lanterne piazzate nei boschi e nei pascoli, come ci ha illustrato il tracciatore, 17 invece sono le lanterne piazzate per le donne. Ancora le riprese aeree. Oggi è una giornata fantastica, qui vediamo invece Stefano Galletti, un altopiano meraviglioso. Ci siamo stati, abbiamo apprezzato
un verde incontaminato, un lago fantastico, e lo puoi vedere anche tu dalle immagini. Tra le favorite c'è ancora una volta Lia Pacheider, che però si trova un po' meno a suo agio in questi percorsi un po' più lunghi, e comunque è sempre e comunque tra le favorite. Vediamo chi riuscirà a metterla in difficoltà. Ma possiamo dire che probabilmente Lia Pacheider è competitiva su tutti i tipi di terreni, ma a volte l'errore di gioventù capita, ossia l'errore può starci, quindi è sicuramente alla sua portata la vittoria, però bisogna capire se lei avrà la stessa continuità che è riuscita a avere ieri. Allora, qui c'è categoria chiaramente elite uomini, elite donne, under 20 ma anche under 18 per questa gara middle. Simone Rattenni, uno dei protagonisti. Una piccola precisazione è che ci sono tante categorie, noi magari ci concentriamo più sugli elite e sui giovani, però ci sono magari anche le categorie 35, 40, 45, 50, 55 ed oltre. Quindi... i master, diciamo. Esatto. Cioè. Quindi questo significa che si può praticare l'orienteering dalla più giovane alla più adulta dell'età. Sì, vuol dire che anche io e te potremmo gareggiare e trovare una nostra categoria. Intanto vediamo l'ombra del drone per le riprese. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti alla società di Roberto Sartori, che si chiama Gronlight, che si è data molto da fare e ha trovato una serie di volontari che ci hanno supportato, e tra questi c'era anche una persona che possedeva un drone e si è messa a disposizione e ci ha fornito delle immagini aeree, quindi di nuovo grazie. Abbiamo visto partire Michele Caraglio, che non ha fatto granché nella gara sprint, perché come hai ricordato tu, Pietro, non è particolarmente adatto a quel tipo di gara, invece sulle distanze medio-lunghe si farà sentire, e vediamo, punta al podio comunque Caraglio. Uno che è particolarmente adatto alla gara di oggi è sicuramente Roberto Dalla Valle, atleta di grande talento, magari penalizzato dal fatto che non è un professionista, ma lavora durante la settimana e ha meno tempo magari per allenarsi. Comunque ogni tanto esprime dei colpi importanti. Allora, abbiamo vista partire Lia Pacheider, una delle favorite, così come anche Riccardo Scaletto. Sicuramente. Mi viene da farti una domanda, allora, visto che parlavi di professionismo e non professionismo, quindi c'è qualcuno che di orienteering ci campa, come si suol dire? Ci sono i professionisti anche in Italia, c'è il corpo forestale, in passato abbiamo avuto... Ah, quindi con, insomma, con i corpi... Certo. Abbiamo avuto i corpi della polizia, dell'esercito, quindi delle forze armate. Esatto, assolutamente. Christine Kirchleckner oggi è donna da tenere particolarmente sotto controllo. Con la sua esperienza, Christine Kirchleckner vuole andare a prendersi la rivincita rispetto alla gara che abbiamo visto in precedenza, cioè la sprint di Lavarone, classe 1980, Christine Kirchleckner contro le giovanissime, in particolare proprio Lia Pacheider, che ha 15 anni meno di lei. Compagna di squadra, però. Compagna di squadra. Viola Zagonel, che è un'atleta di primiero, e poco prima abbiamo visto partire Jessica Orler, sua compagna di team. Pronta anche Michela Guizzardi. Eccolo qui, è arrivato anche lo start per Michela Guizzardi. Vediamo anche degli invasori pacifici sul percorso. Chi volesse avvicinarsi all'orienteering, che cosa deve fare? Beh, Pietro? Semplicemente può visitare il sito www.fiso.it, che è il sito federale, lì trovare la società, l'associazione sportiva di riferimento più vicina a casa, rivolgersi a questa associazione e sicuramente riceverà poi tutte le informazioni per quello che è un avviamento alla pratica dell'orienteering, cosa che io consiglio vivamente perché è uno sport fantastico. Beh, tu sei di parte chiaramente, però insomma lo consiglio anch'io sicuramente, Pietro. Quello che invece ti volevo chiedere, visto che ci sono tante tappe e anche molto suggestive, per esempio mi viene in mente la tappa di Venezia, la tappa di Roma, un romano, un veneziano che volesse partecipare a una gara di orienteering senza passare dall'iscrizione a una società,
lo può fare oppure no? Sicuramente sì, viene staccata una tessera, diciamo, giornaliera, e quindi come succede anche in altri sport. Anche se comunque non è così facile improvvisarsi, no, però... nell'orienteering, anche perché vedete l'atleta ha in mano quella cartina che sembra così facile da leggere, invece non lo è affatto. Non lo è affatto, ma è molto intuitiva, ecco, non spaventiamo un eventuale... Invece qua ti voglio far notare che ci sono delle immagini in movimento, perché in questo caso abbiamo avuto anche l'operatore sul campo che rincorreva gli atleti. Li rincorreva ovviamente pacificamente. Qua l'immagine dove l'operatore ha tallonato da presso Christina Kirchleckner. E qua è l'ospite di oggi, la sorpresa viene dallo sci orienteering. Allora godiamoci questa sorpresa. Campione del mondo 4 volte. L'ospite di oggi è il 4 volte campione del mondo di sci o Nicolò Corradini. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora Nicolò, in questo altipiano 30 anni fa quasi si svolsero dei campionati mondiali di sci orienteering. Sì, i primi mondiali italiani, la gara di staffetta fu disputata qua. Io non ero della partita, diciamo, non facevo ancora l'atleta a tempo pieno. Invece qualche anno dopo, in Val di Non, i titoli mondiali. Sì, gli orientisti italiani lo sanno, insomma, questi grandi risultati che sono incominciati, direi, nel 90 con i mondiali svedesi, dove ero arrivato quinto, poi nel 92 in Francia, comunque ho fatto un bel mondiale. Adesso da alcuni anni lavoro per la federazione e faccio, diciamo, il direttore tecnico, il commissario tecnico, ma faccio anche l'allenatore. Invece oggi, via nei boschi, corso orientamento. Ma io ho sempre pensato e credo tuttora che un orientista, per diventare di livello, deve fare anche la corsa. Io in passato ho fatto anche 2 mondiali assoluti, ho fatto anche diversi campionati mondiali militari, gare di Coppa del Mondo. Cioè c'è bisogno di correre con la carta per innalzare il livello tecnico. Io sono fermamente convinto che un bravo orientista deve anche correre d'estate con la carta. E allora, gradita sorpresa quella di Niccolò Corradini, che tra l'altro si è anche cimentato tra i boschi. Piccolo infortunio qua per Viola Zagonel, sì, che viene soccorsa da Jessica Orler, che la incoraggia, poi qui l'operatore la abbandona perché... problema muscolare probabilmente. Sì. Christina Kirchleckner invece sta marciando decisa e molto bene. Alla ricerca delle lanterne che la possono portare alla vittoria... Christine Kirchleckner, e questo è Alessio Tenani invece. Alessio Tenani, reduce da questo intervento al tendine d'Achille, è sulla via del recupero, sicuramente non è ancora ai livelli degli scorsi anni. Come hai visto gli atleti, anche Christine Kirchleckner poco fa inquadrata, stava correndo ma non al massimo delle sue possibilità, perché doveva mantenere una certa lucidità anche per andare a leggere e interpretare la mappa. Abbiamo visto tra l'altro immagine molto curiosa, Nicolò Corradini in immagini di repertorio, chiaramente avendo le mani occupate con i bastoni, aveva una sorta di leggio applicato al busto per poter leggere la cartina. Esatto, leggio applicato al busto per gli sciatori, mentre leggio applicato sul manubrio per quelli che vanno in mountain bike. Volevo solo aggiungerti che Nicolò Corradini, oltre a 4 titoli mondiali, ha vinto anche la prova olimpica dimostrativa di sci orienteering a Nagano in Giappone. Quindi un curriculum decisamente ricco, portiamoci in zona arrivo dove arrivano i primi concorrenti. Visto che hai parlato di Olimpiadi, a che punto è l'orientamento alle Olimpiadi invernali o estive? Allora, mentre arriva Mattia De Bertoli, che è sicuramente uno dei giovani più promettenti, ti dico che il percorso di avvicinamento dello sci orienteering alle Olimpiadi potrebbe essere a buon punto e stiamo aspettando, il nostro presidente Mauro Gazzero ci tiene informati su quello che è l'iter. L'anno scorso anche Manuela Vicenza si è sbilanciata a favore dello sci orienteering. Noi speriamo che, magari non sicuramente nel prossimo giro, ma quello
seguente potremmo magari esserci, ma queste sono solo ipotesi. Mentre arriva Marek Adam, l'uomo è venuto dall'Ucraina oggi qui nei boschi, lo vedo sicuramente combattivo, ma non nella top, non vicinissimo, sì. No. Ai primi 5, Marek Adam. Marek Adam è un uomo che viene in questo caso dal mare, perché lui lavora e vive in campagna, tesserato per la Agropoli. Roberto Dalla Valle, lui sì che invece va a puntare al podio, chiude in 31 minuti e 31 secondi, vediamo chi riuscirà, se qualcuno riuscirà a far meglio di Roberto Dalla Valle. Per ora sicuramente è davanti. E adesso vediamo che arrivano anche gli altri protagonisti. Dietro ai setti in 33 e 35, ma non nella top 5. Manuel Negrello, anche lui si sta avvicinando al traguardo con un'evidente sofferenza sul volto, insomma molta fatica per Manuel Negrello, che punta al podio ma chiude in 33 minuti e 2 secondi, dunque una vecchia un gloria, minuto e mezzo da Roberto Dalla Valle. Una vecchia gloria che Michael Manley, vincitore della medaglia di bronzo in Ungheria, non sbaglio nel 2009, nella long distance, quindi lui che ha dato tanto all'orienteering italiano e l'anno scorso proprio su questi altipiani ha detto addio alla maglia azzurra e si è ritirato in pratica dall'attività internazionale. Vedremo, ecco però qua. Eccola, Christine Kirchleckner, andiamo a vedere in quanto va a chiudere l'atleta del Sport Club Merano, 29 minuti e 28 secondi. Chiaramente ricordiamo, le donne hanno meno lanterne, 17, rispetto agli uomini ne hanno invece 22. Ed ecco la Lia Patscheider, la sfida tra Kirchleckner e Patscheider. Oggi la diciamo, vince nettamente Christine Kirchleckner. Lia Patscheider non ha disputato sicuramente una delle sue migliori gare, ha sbagliato, qui sta arrivando seguita al nostro operatore. Eccola qui, chiude Lia Patscheider, molto lontana però da Christine Kirchleckner. Sì, non è stata una delle sue migliori gare, come dicevamo prima, probabilmente deve ancora trovare quella continuità di rendimento e soprattutto cercare di non esagerare in gara, perché poi dopo quanto sbagli sono minuti su minuti che perdi. Alessio Tenani, mentre è arrivato Michele Caraglio in 32 minuti e 15 secondi, dunque è dietro a Roberto Dalla Valle. Ecco Riccardo Scalet, lui sì che può mettere seriamente in pericolo il primato di Roberto Dalla Valle. Altro che, qua stiamo stabilendo un tempone. E sono... Tempone, 31 minuti netti per Riccardo Scalet, che dunque va a vincere, direi, insomma aspettiamo l'ufficialità, ma va a vincere questo campionato italiano middle davanti a Roberto Dalla Valle e Michele Caraglio. Con Torgler e Guizzardi stanno arrivando, però mi sembra che la Torgler non sia sicuramente avanti e Guizzardi probabilmente lotta per il podio. Arrivano le tre atlete, Michela Guizzardi in 32 minuti e 31 secondi, Heike Torgler in 34 minuti e 30 secondi. Qua qualcuno che sta provando, ci sta provando soprattutto Viola Zagonel, non è a mettere in difficoltà la Kirchleckner, però insomma no, ci sono un minuto e 30 secondi, così un minuto e mezzo tra la Kirchleckner e Viola Zagonel, che si piazza in seconda posizione. È arrivato Caraglio, che ha buttato giù letteralmente dal podio Manuel Negrello, e Caraglio ha chiuso in 32 e 15, quindi la medaglia di bronzo direi che è sua a questo punto. Podio dunque che si va delineando, mentre arrivano via via tutti gli altri atleti e le altre atlete, con Riccardo Scalet, Roberto Dalla Valle e Michele Caraglio. Per quanto riguarda gli uomini, eccolo qui, direi vittorie nette per Riccardo Scalet e anche per Christine Kirchleckner, che nella gara femminile vince davanti a Viola Zagonel e Michela Guizzardi. Lasciami ricordare anche i vincitori dei giovani, ricordo Fabiano Bettega, poi abbiamo Francesca Taufer, abbiamo Fabio Brunet e poi abbiamo Erika Rizzi. Erika Rizzi. Questi sono stati i giovani che si sono laureati
degli italiani qui a Mille Grotte, quindi complimenti a loro. Complimenti. Fabiano Bettega rispettivamente nella categoria under 20 maschile, Francesca Taffer nella categoria under 20 femminile, gli altri under 18 maschile, esatto, e femminile. Sentiamo i vincitori. Ancora giovani qui in Trentino, oggi tocca a Riccardo Scaletti. Sì, sono contento di aver vinto la middle di oggi, mi sono davvero divertito. Chi erano gli avversari che temevi di più e dove pensi di avere guadagnato su di loro? In realtà non guardavo molto agli avversari, ho più che altro cercato di fare del mio meglio senza pensare agli altri. Ho fatto un piccolo errore di un minuto ad un punto, poi qualche altra sbavatura, però sentivo di essere abbastanza forte fisicamente. Punti alla maglia azzurra? Speriamo, vedremo. Cristina Kirchleckner, l'esperienza vince qui a Mille Grobbe. Sì, penso che anche il mio periodo in Svezia abbia aiutato parecchio. Mi sono accorta che sono riuscita a fare una prestazione abbastanza sicura, di essere sempre sicura di dove ero, di rallentare nei momenti giusti, e penso che era la ricetta per vincere oggi. Abbiamo visto qua giovani che sgomitano, ma per il momento ti sei confermata. Punti anche alla nazionale? È una decisione difficile perché devo comunque anche pensare alla famiglia, al lavoro, quindi ho ancora qualche giorno per decidere e poi vedrò. Ancora qualche dubbio dunque per Cristina Kirchleckner, sarebbe una freccia importante all'arco azzurro, però insomma c'è la famiglia, certo, c'è due, quel bellissimo bambino sulle due spalle bimbi per lei, che quindi abbiamo visto nelle immagini in precedenza. Le premiazioni per Scalet e Kirchleckner e per gli altri componenti del podio. Premia il presidente della FISO, Mauro Gazzerro. Anche i più giovani sul podio a raccogliere il frutto delle loro fatiche. Devo dirti che oggi c'era anche il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, e poi a sorvegliare, a controllare gli azzurri, il commissario tecnico Jaroslav Kakmarcik. E c'era anche quel signore che faceva le interviste, che non era male, no? Allora, siamo giunti alla fine di questa doppia giornata. Andiamo a sentire ancora la voce dei protagonisti, degli organizzatori. Sì. Roberto Sartori, organizzazione euforica. Beh, devo dire che in due giorni, anche se abbiamo preso un po' d'acqua ieri, e oggi è stata una bellissima giornata, posti meravigliosi per fare orientamento. Ringrazio naturalmente tutti i miei collaboratori e gli sponsor che mi ha aiutato. Ho solo un'idea, che per il 2018 volevo portare i campionati europei giovanili. Nel 2018 a giugno ci troveremo un'altra volta. Beh, devo dire che l'organizzatore Roberto Sartori impagabile, perché incoviabile, perché poi con le stampelle sempre sul campo gara ha appena avuto un intervento. Ringrazio invece io personalmente Claudio Russo e Francesco Buffa per il supporto alle immagini. Allora, sulle immagini rallentate di questa bellissima due giorni dell'altopiano, prima con la sprint a Lavarone e poi con la middle a Mille Grobbe, noi vi salutiamo, restano pochi secondi e vi lasciamo allo scorrere delle immagini. Ringrazio Daniele Casagrande per l'assistenza tecnica, ringrazio te Pietro Illarietti, alla prossima. L'Orienteering all'Aquila e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. A presto.